La preghiera, colloquio tra amici. Io penso che questa definizione con cui abbiamo aperto questa riflessione di questa giornata sia molto indicativo. Cioè la preghiera, generalmente noi la consideriamo un atto di ripetizione di parole, leggiamo lunghe preghiere, e forse dimentichiamo quelle che abbiamo letto all'inizio e ci avviciniamo sì e no verso la fine. La preghiera più bella è quella di parlare con Dio, con il Signore, con la Madonna, a tu per tu, come tra amici. E quando si parla tra amici non c'è un vocabolario, non c'è un frasario da usare, si parla col cuore in mano. Perché? Perché si è amici, ci si vuol bene. Pregare quindi è un dialogo tra amici. Maria con noi è mamma e quindi è la preghiera con la Madonna è come il parlare di una mamma col figlio e il figlio con la mamma. Ci rivolgiamo anche ai santi, non perché mettiamo in dubbio la validità della preghiera con la Madonna o il rapporto diretto con Gesù, che è l'intercessore per eccellenza, ma sa, la nostra debolezza cerca anche dei buoni avvocati da presentare le nostre domande al cielo, a Dio, a Gesù. E allora chi sono questi bravi avvocati? I nostri amici, i nostri parenti, cioè quei santi che hanno fatto la nostra stessa vita e che magari sono stati i nostri compagni di viaggio. E la preghiera per eccellenza è la preghiera della Bibbia. Su questo Padre Pio è stato maestro. Con quelle donnette che venivano dal paese, una decina, una quindicina di persone, una volta, due volte alla settimana, Padre Pio faceva leggere il Vangelo, le lettere di San Paolo, e per quei tempi fu una grande novità, perché la Bibbia era un libro sacro che bisognava tenere ben chiuso e custodito. Con Padre Pio quindi abbiamo l'apertura alla lettura della Bibbia, del Vangelo, ma non solo lettura come formule di notizie e di insegnamento da parte di Gesù, ma come riflessione. E quindi allora noi possiamo dire che Padre Pio è stato antesignano su questa preghiera mediante la parola di Dio, la preghiera con la Bibbia. Basta pensare che nel 1914, quando ancora non si parlava proprio del Concilio Vaticano II, Padre Pio scrive una lettera alla sua figlia spirituale, Raffaellino Cerasa, che si trova malato sulle Dolomiti, e che aveva scritto dicendo che non aveva potuto pregare con la Bibbia, perché è malato. Padre Pio risponde dicendo: comprendo quello che hai detto e ti scuso, però con un po' di buona volontà potevi anche farlo. Quindi allora da questa espressione vediamo come Padre Pio ci teneva moltissimo a far pregare con la Bibbia. Nello stesso tempo dobbiamo precisare che la Bibbia non è un libro di scienza, cioè dove noi sappiamo, veniamo a conoscenza di come è formato il cielo, ma come si va in cielo. Non è un libro di storia che racconta la storia dell'uomo, ma piuttosto di come la storia dell'uomo nella nostra vita può essere di stimolo per fare il cammino verso la patria celeste. Potremmo affrontare quindi questo problema della preghiera in modo particolare con un'espressione di Padre Pio molto bella. Diceva: nei libri non si trova Dio, Dio lo si studia sui libri, ma per parlare con Dio, per stare con Lui, bisogna pregare, pregare, pregare.
perché solo nella preghiera noi troviamo il Dio. La preghiera ci unisce a Lui e possiamo anche dire che la parola di Dio nella Bibbia può essere intesa anche come una lettera che oggi Dio spedisce a noi uomini e noi così veniamo a conoscere qual è il suo pensiero e come devono essere i nostri comportamenti per la nostra salvezza e a sua lode e glorificazione.